Un evento che da 5 anni unisce sport e solidarietà nel ricordo di Roberto Dore, giovane calciatore nuorese scomparso prematuramente a 16 anni nel 2017. E questo e tanto altro il Memorial di Calcio Giovanile Roberto Dore, promosso a Nuoro sui campi intitolati al ragazzo dall'associazione Robi nel Cuore, presieduta da Giacomo, padre di Roberto, e dalla società Puri e Forti. Abbiamo iniziato i primi 3 giorni della scorsa settimana con lo stage dei portieri, la prima giornata, poi gli altri 2 giorni abbiamo fatto la categoria giovanissimi. In quei 2 giorni là abbiamo fatto anche la partita tra gli amici Roberto e la Speedy Sport e abbiamo voluto creare in poche parole questo momento di inclusione, perché la Speedy Sport è un'associazione che annovera tra le loro file ragazzi disabili. Per quanto riguarda noi, invece, noi dell'associazione Robi nel Cuore stiamo continuando a raccogliere dei fondi. Quest'anno una parte dei fondi verranno destinati all'ADI, l'associazione Gesina Insieme di Nuoro, e daremo una mano per comprare magari delle attrezzature mediche. Il quinto Memorial a Roberto Dore, che è iniziato venerdì scorso con lo stage dei portieri del Genoa. Poi il sabato abbiamo fatto e domenica il torneo giovanissimi con la partecipazione di diverse squadre a livello di carattere regionale, tutte squadre di livello di Elite 1 e Elite 2. Il torneo è uscito bellissimo, è stato vinto dalla Futura Sale, la squadra di Cagliari. Ieri abbiamo fatto il torneo degli allievi, è stato vinto dalla Simba di Gianfranco Matteoli per il secondo anno consecutivo. E oggi abbiamo iniziato con i pulcini, domani ci saranno gli esordienti. Il torneo sta uscendo alla grande. C'è la presenza, da notare che c'è la presenza del Cagliari Calcio, dell'Alghero, delle squadre nuoresi, oltre la Puri e Forti, la Polisport, il Tanca Marchesa, Porto Torres,